Cara bioficionia del mio cuore, ma quante ne fai uscire di cose nuove? Allora, sapete che un po' di mesi fa è uscita tutta la nuova linea di shampoo di Bioficina Toscana. E, diciamo che è stato una sorta di boom, perché sono usciti gli shampoo consigliati da Bioficina Toscana con l'utilizzo di idrolati appositi, diciamo, con delle proprietà particolari da usare insieme agli shampoo e da miscelare per utilizzarli nel loro spargi shampoo. Diciamo, è stata una cosa, una linea che hanno fatto uscire tutte insieme per completare, diciamo, l'opera d'arte. In questo caso io vi parlerò dello shampoo concentrato volumizzante, che è questo qua, e diciamo dell'accostamento con l'idrolato di rosmarino. Premessa: potete utilizzarli tranquillamente senza diluirli, potete utilizzare lo shampoo da solo, potete utilizzare lo shampoo diluito, potete utilizzarlo con o senza idrolato, potete miscelarli nello spargi shampoo di Bioficina Toscana, potete anche non farlo, dico, potete fare quello che volete tranquillamente, però io vi descrivo, diciamo, la mia esperienza avendo utilizzato lo shampoo concentrato volumizzante da solo e accorpato all'idrolato di rosmarino. Allora, intanto io vi dico che questi sono veramente degli shampoo super concentrati, perché la confezione è da 150 ml, come potete leggere qui, e hanno un PAO di 12 mesi. Se il tremolio mi abbandona e mette a fuoco, ok. Vi faccio leggere gli ingredienti, che sono questi qua. Eccoli. Sono degli shampoo veramente molto 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 concentrati, per cui da 150 ml secondo me possono diventare anche 300, o secondo me anche di più. Non ricordo esattamente Bioficina come consiglia le varie dosi di... un raggio di sole sulla fronte, meno male che c'è il sole. Non ricordo ora le dosi che consiglia Bioficina Toscana, perché io faccio sempre le cose un po' a caso. Però vi posso dire che da questo shampoo io ne ho utilizzato praticamente così e l'ho consumato in forse 3 settimane addirittura, e io fate conto che per ora li lavo veramente tanto i capelli. È uno shampoo con un odore è abbastanza simile all'odore della lozione Ricci Morbidi, se non sbaglio. È un odore abbastanza dolciastro, però non è quel dolce fragoloso, è un dolce erbato, cioè sembra un odore quasi frizzante, cioè non è brutto come odore, però non è né dolce né aspro, è una specie di via di mezzo. Per me non rimane comunque l'odore sui capelli, per cui mi è abbastanza indifferente in questo caso. Cosa dire? Allora, l'ho utilizzato da solo ed è uno shampoo sia diluito che così direttamente dalla confezione. È uno shampoo che lava veramente bene. Non vi saprei dire esattamente se ha poteri rinforzanti, queste cose qua, perché sinceramente nei capelli io non le noto molto queste cose, perché già di mio sono fortunato, non mi cado nei capelli, non ho di questi problemi, tocchiamo ferro chiaramente. Però aiuta tantissimo a volumizzare i capelli. Io già di mio i capelli grossi, quindi ce l'ho proprio gonfi già di mio, però l'ho fatto provare a degli amici che avevano magari i capelli un po' più fini e risulta veramente veramente interessante, con un uso costante chiaramente. Non pensate che vi fa il miracolo dell'anno o chissà quale problema vi risolve, però è un buon aiuto per proprio volumizzare i capelli. Poi lava molto bene, non secca i capelli per quanto mi riguarda, quindi nel frattempo è delicato, non mi ha dato nemmeno nessuna reazione, perché io ho la pelle molto reattiva, per cui è importante una cosa del genere da dire. L'ho utilizzato insieme all'idrolato e all'acqua e devo dire che mi è piaciuto, perché risulta più lucidante, perché credo che l'idrolato di rosmarino abbia proprio poteri lucidanti e rinforzanti sui capelli. Chiaramente voi sapete che, dico, l'idrolato si ottiene da una specie di... questo è, credo, fatto in corrente di vapore, quindi
è proprio un estratto molto molto concentrato, per cui l'odore sicuramente non è dei migliori, voglio dire. A me piace perché io comunque sono anche abbastanza abituato a fare sia decotti. Una volta ho provato anche a fare gli idrolati in corrente di vapore ed è una cosa meravigliosa. Quindi l'odore si altera se mettete l'idrolato. Sicuramente diventa un po' più di pianta macerata. Ecco, è questo l'odore. A me personalmente non dà fastidio. Una cosa importante: se volete utilizzare questi idrolati, dovete sapere che sono super concentrati, cioè se li volete utilizzare sul viso magari come tonico o come per pulire la pelle, sono super concentrati. Io vi sconsiglio vivamente di utilizzarli puri, perché ho provato chiaramente a farlo per vedere e mi ha dato un minimo di rossore e di fastidio, per cui non li utilizzate puri, almeno per il viso diluiteli, questo ve lo posso consigliare sicuramente. Per cui il connubio sicuramente mi piace, però piuttosto che seguire le indicazioni di Biofficina Toscana ho fatto una dose che conteneva un po' più shampoo e un po' meno acqua, perché a me, diciamo, le sostanze troppo liquide non mi piace come lavano i capelli, per cui preferisco farlo un po' più denso. Però mi è piaciuto proprio in tutti i casi. Forse diciamo che l'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimissimo è questo odore un po' indefinito. No, che non mi è piaciuta tantissimo, però diciamo ha un altro genere di gusti, ma quello è poi una cosa sicuramente personale. Poi non rimane nemmeno sui capelli, quindi alla fine chi se ne frega. Comunque vi darò aggiornamenti anche sugli altri shampoo. Voi fatemi sapere che uso ne fate, se li conoscete, e ci rivedremo sicuramente presto. Vi ringrazio, ciao.